la radio a pezzi. Come diceva il grande attore Cioccioso, ha detto: seni rivolti all'insù come fiori di ipocastano. Allora, l'ipocastano è un albero, sì, quello che fa le castagne matte. Esatto, se voi guardate i fiori, sono che vanno in su, esatto, è una roba poesia, poetica, poesia, vergognosissima. Lui dice ipocastano. Vabbè, però noi non disdegniamo neanche i brutti. Ci mancherà. Incredibile, grandissimo. Babò. Allora, intanto è arrivato un braccialetto. Allora, ecco, sapete che io faccio questo che faccio, che faccio, che farò, e finché farò, farò. Fallo. Per un'associazione, io faccio un testimonia di questa associazione Luca Onlus, e abbiamo fatto questi braccialettini oltre alle magliette, e sempre tutto il devoluto va loro, con anche quello che faccio in giro. È un'esperienza che è nata, sai Igor, nel 2004, ottobre 2014, sì. Sta continuando, mi sto divertendo, finché mi diverto continuo, quando non mi divertirò più è stata una bellissima esperienza. Cosa fa questa associazione? Allora, situazione Luca Onlus segue i bambini che hanno problemi oncologici, quindi da cure, e più anche segue le famiglie, quindi dà anche una logistica, dà anche un incremento economico, perché sai, purtroppo questi bambini hanno delle patologie gravi, quindi i genitori costano, dovranno anche staccarsi dal lavoro, sì. E questa associazione dà anche un contributo, oltre anche un appartamento, in più anche ha dei medici che pagano per seguire dei pediatri oncologici, eccetera. Un'associazione seria, da 15 anni io seguo loro, ho avuto delle esperienze con dei bambini che mi hanno fatto veramente commuovere, soprattutto quando mi riconoscono. E ieri un mio caro amico Andrea Peressoni, dobbiamo dirlo che è un bravissimo, che fa, e ha fatto, mi ha regalato il nuovo sito unerobevergognosissime.it, dove c'è anche adesso a livello embrionale, ci sono già qualche foto, potremmo anche e c'è anche la possibilità della donazione online istantanea. Ah, ecco, vedete, si apre questa pagina dove c'è, si spiega tutto dell'associazione, e sotto si può dare anche un contributo dai 25 in più. Vuoi ricordare, ecco, il sito? Perdonami. www.unerobevergognosissime tutto attaccato.it, perché unerobevergognosissime è la frase, è lo slogan che mi è nato così, non so se mia mamma, dopo andiamo a scoprire perché. Per chi sta seguendo soltanto la radio, c'è tutta un'altra fetta di ascoltatori che sta seguendo il web, quindi stiamo parlando di immagini, e sul nostro video, sulla nostra diretta Facebook c'è proprio il sito unerobevergognosissime.it, nuovo sito creato da Andrea Peressoni per Sergio Galantini e per tutti gli amici. Cosa importante, fate la donazione istante, cioè andate lì e fate la donazione per la Luca Onlus. Adesso una barzellettina veloce e poi andiamo subito con un disco, vai. Allora, veloce, la rapida è questa, perché io ho fatto anche un'esperienza alla Zaffiro di Martignaco, sì. 120 ospiti, perché li chiamano ospiti, un po' in carrozzella, eccetera, eccetera, di cui ho trovato anche ex colleghi del lavoro dell'ospedale, detto, se dobbiamo venire qua, vabbè, comunque comunque allora lì c'erano 120 ospiti, di cui, attenzione, qua ci tocchiamo noi maschi, tu no, 120 ospiti, 110 donne. Allora, ma scusate, i maschi dove sono, a giocare in un'altra sala a Brisco, l'altra sala? No, sono in via Firenze, in cimitero. Allora, porca bestia. No, ma è così, perché le donne ci ammazzano. Allora, grande. E allora c'erano due anzianetti che parlavano, e lì mi è venuta una barzellettina che mi raccontavano, ma perché mi vengono fuori così, che gli ha detto: Franco, tu dimmi la verità, ma nel letto, a letto, usi precauzioni? E quell'altro è: sì, a dirti la verità, è 2 mesi che ho messo le bandinelle. La radio a pezzi.